Sono stati dimessi entrambi nel pomeriggio di oggi dall'osservazione del pronto soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona i due operai romeni dipendenti della Delabec rimasti feriti ieri mentre eseguivano lavori di manutenzione sul ponte della 14 crollato all'improvviso. Il più grave dei tre, il 47enne di Frascati, ha avuto una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni, per una frattura multipla alla falange della mano sinistra, mentre ne avrà per 10 giorni l'altro operaio ricoverato al Torrette di Ancona per i postumi del trauma cranico commotivo e per la contusione di una spalla. L'autostrada altresì è stata riaperta completamente al traffico questa mattina, poco dopo le 8, anche in direzione Pescara, nel tratto tra Ancona Sud e Loreto. Sulle cause che hanno provocato il crollo indaga la magistratura di Ancona, che ha aperto un'indagine, anche se al momento non risultano indagati. Tutta la documentazione è in mano alla polizia giudiziaria e stanno continuando i sequestri. Il ponte, dai primi rilevamenti, si sarebbe inclinato da un lato per cause ancora da chiarire, per poi abbattersi al suolo con uno scivolamento dal lato opposto. Secondo una ricostruzione da parte della polizia stradale, è possibile che il troncone ceduto non poggiasse perfettamente per l'intera lunghezza o che poggiasse solo parzialmente da una parte e poco dall'altra. Ipotesi ancora tutte da chiarire. Sta di fatto che i sostegni provvisori non presentano danni.